Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova rubrica che ha inizio proprio questa sera, la rubrica La ruota dei druidi e ovviamente, insomma, già dal titolo comprendiamo quali saranno gli argomenti che andremo a trattare. Ovviamente non sarò io a parlare di questi argomenti, ma lo faremo con Vittoria Fornari. Ciao Vittoria e benvenuta. Ciao a tutti. Ben, ben trovati. Benvenuti tutti <ride> su questo viaggio, dai, facciamo un viaggio online. Esatto, facciamo un viaggio su questa ruota dei druidi, vediamo un po'. Perché alla fine, Vittoria, non so se convieni con me, è un vero e proprio viaggio, insomma, perché è un ciclo. Sì, 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 è proprio un ciclo. È la ruota dell'anno, in realtà, che ce l'hanno insegnata loro comunque. Considerare il tempo circolare, considerare il tempo non una timeline. Eh, come noi siamo abituati quando facciamo no? curriculum, cominci a scrivere: fai una linea, no? Dici, qui sono nato, qui ho cambiato casa, qui ho studiato, qui mi sono sposato, eccetera, eccetera. Ed è una linea. Invece, invece, per loro, il tempo, il segreto del tempo è che il tempo, in realtà, tornasse sempre su se stesso, come l'uroboros che dopo entrerà nell'alchimia, no? Perché molti dei simboli druidi. Poi entreranno nell'esoterismo cosiddetto poi dell'Europa. Quindi loro erano più sciamani, erano più dentro la natura eh, con dei linguaggi diversi da quelli medievali e da quelli. Rinascimentali. Però i loro simboli sono poi quelli che hanno mh, influenzato, che hanno marchiato in qualche modo il sogno, la visione di fare parte del tutto e di diventare ciascuno un sole e insieme una luna e insieme un portatore di stelle. Questo è un po' il, il nocciolo dei noccioli, no? E l'idea che il tempo sia una specie di, di cerchio che gira sempre su se stesso, solamente invertendo le energie a metà dell'estate e a metà dell'inverno, diciamo così, o meglio all'inizio della vera e propria estate, sostizio d'estate, e all'inizio dell'inverno, sostizio d'inverno, ci fa vedere quanto erano conoscitori in realtà delle energie sottili. Quelle che non le vedi, ma, ma, le vivi, ma le vivi, e questo cerchio per loro era un cerchio di alberi. Gli è andato anche un nome: è un cerchio di alberi. E gli alberi erano quindi saggi, erano maestri, patroni del cambiamento della stagione e del tempo. Anziché 12 ore come il nostro orologio segna loro segnavano 12 o 13 mesi a seconda delle lune o meglio 12 mesi con più o meno giorni diciamo così perché le lune comunque possono essere 12 o 13 il loro è un calendario solilunare e non è una cosa così strana nell'antichità perché anche altre popolazioni anche le popolazioni arabe avevano dei calendari che erano l'unione diciamo così della lettura dei movimenti del sole insieme ai movimenti della luna, che segnano i cambiamenti stagionali. Queste cose le sa benissimo anche oggi il navigante, esattamente come lo sa, quindi il pescatore, come lo sa il, chi fa vino, gli enologi, come lo sa l'agricoltore, ma alla fine lo sa anche il mago, se vogliamo usare delle parole così fuori dalle righe ehm, e lo sa chi ha capito in qualche modo di della necessità che abbiamo tutti di allinearci un pochino con le energie naturali per stare bene per stare entrare in una vera e eh, propria sfera diciamo così della salute salutiamo gli amici che, sono, che si stanno collegando, che sono davvero carini. Mi e... è piaciuto questo parallelismo, salute salutiamo. Eh sì, alla fine deriva da lì, no? Auguriamo salute. E, e va bene. E questa, questa ruota alla fine altro non è che il ripercorrere a ogni giro del sole un proprio giro di consapevolezza o, se preferisci, di... Attenzione di ascolto, di osservazione verso i simboli che la natura ci manda. Perché, a differenza dello sguardo, eh, diciamo superficiale, se noi la natura la guardiamo con occhi attenti, ci accorgeremmo che si muove mh, per similitudini e per simboli. Esattamente, quello che tutti siamo colpiti sempre, no? Dalla spirale, la conchiglia, e le piastre, sì, sì, la spirale fondamentale, la spirale, però sapete i simboli, ce ne sono anche altri, eh, per esempio i fiori a calice, oppure oggi eh, stavo mangiando con degli amici sotto il sole e ci siamo accorti guardando delle rose selvatiche, quindi non, diciamo, non coltivate, è La si rosa canina? Che in realtà la rosa, come moltissimi altri fiori che vanno a mh, portare la nostra attenzione al cuore, so, hanno, ci, mostrano cinque petali e mostrano una crolla aperta. Ehm, questo io l'ho trovato particolare, perché noi vediamo beh, la bella, la rosa tea, no? la rosa inglese, la rosa ehm, quella bulgara, cioè tutte queste bellissime. Eh, costruzioni che l'uomo ha favorito, non voglio dire, ha fatto, ha favorito attraverso il giardinaggio. Ma la rosa in natura era un bellissimo fiore, profumatissimo, certo, eh, di cinque petali, cinque. Come quel pentacolo che noi sappiamo essere eh, il disegno che facciamo quando vogliamo dire, vogliamo indicare una volontà manifesta. È l'uomo di Vitruvio, è l'uomo di Leonardo da Vinci. Cioè è quell'immagine umana che noi osserviamo quando stiamo cercando di realizzare noi stessi. E i druidi ti dicevano che la rosa, insieme a un'altra serie di fiori, erano quelli che accompagnavano, dovevano accompagnare eh, chi ancora era fragile, chi era insicuro, chi non aveva trovato la propria strada, chi aveva il cuore debole, lo dicevano, no? E, e quindi ci accorgiamo che anche se noi riusciamo a sviluppare quella capacità di osservare. Non solo guardare così a caso, ma osservare nella profondità. La natura è piena di simboli e nello stesso tempo è viva è talmente viva che soltanto eh, l'apparire del sole dopo la pioggia fa muovere alcune foglie, alcuni petali. Eh, alla sera i fiori si chiudono, eh, le foglie ruotano in una direzione o nell'altra a seconda della luna. Le, le piante crescono o meno, portano i loro principi che noi chiamiamo attivi, ma per loro è la loro identità, no? la linfa, la portano più nelle foglie o più nelle radici, a secondo dell'influsso lunare. Eh, gli alberi eh, diventano messaggeri del cambiamento, ma quel cambiamento, osservandolo bene. Oltre che esternamente, può capitare anche internamente, proprio nel ciclo, nel ciclo dell'anno. È come dire: ogni primavera, sì, è vero, è un anno in più. La primavera che vediamo quest'anno dice: Ho un anno di più rispetto alla primavera dell'anno scorso. Ma per la natura è sempre primavera. Non, non importa di che anno, è sempre primavera. Ecco perché. Dopo la primavera, nell'estate, l'autunno, l'inverno è ancora primavera. Eh, questa filosofia, diciamo, se si può chiamare così, anche se è molto pratica per essere una filosofia, questa filosofia dei druidi la ritrovi serenamente nei taoisti dell'antica Cina e anche quelli moderni, cioè quelle persone che vedono nella natura eh, Diciamo la manifestazione di ciò che altri considerano il divino, lo spirito, lo vedono lontano. Vedono la, nella natura invece la manifestazione di quello spirito. E quindi la vedono sapiente, la vedono ehm, densa di quei segreti che gli unici a non vederli siamo noi che guardiamo. Perché. Il seme sa benissimo come deve fare a crescere e girarsi col sole. Non c'è un girasole che insegna a una piantina più piccola da che parte girarsi. Lui lo sa. Tra, lo, tra saperlo e doverlo studiare per conoscere, questa è la differenza tra la vita reale, naturale e la vita intellettuale, in cui noi siamo bravissimi ma ad un certo punto è come se mancasse qualcosa, no? Alla nostra, eh, ce ne siamo accorti nei periodi di crisi sociale. Quando eh, attorniati da comunque da ogni comodità ad un certo punto abbiamo avuto paura, siamo stati insicuri, siamo stati confusi e quello che davvero ci è mancato se ci pensi, è quella sicurezza che hanno tutti gli esseri naturali, cioè tutti coloro che vivono in un ciclo naturale, vitale, naturale. Non è un ciclo eh, di comfort, perché anzi la pianta deve fare le sue fatiche, l'animale fa le sue fatiche, rischia la vita tutti, tutti rischiano la vita tutti i giorni, ma la loro vita è sapiente. Eh, quando la piccola gazza vola fuori dal nido è seguita dai genitori un giorno, due giorni, ma poi sta da sola dove deve volare. Impererà da sola a fare il nido che, che sono complicatissimi i loro nidi. Fanno delle costruzioni incredibili, lo sanno. I druidi hanno cercato di insegnare questo e chi, chi pensa, chi desidera pensare che la loro tradizione sia morta, è perché lo vuole, vuole, vuole pensarla così, ma non è vero, non è vero. Eh, altrimenti tante conoscenze, tante tradizioni non sarebbero sopravvissute con tanta forza. Sono cambiate le religioni, sono cambiati gli stati anche, perché no? No, in Europa ma strisciante è sempre rimasta eh, una, come dire, una via di fuga che è quella di dire se va male quando qualcosa non va quando succedono come sono successi dei cambiamenti climatici drammatici in Europa nel 300 nel 1300 nel 1500 gli sconvolgimenti le montagne che si scendevano è cambiato l'assetto anche dell'appennino, ma noi sapevamo, cioè chi di noi era vivo sapeva che potevi tornare alla natura perché nella natura trovavi cibo, riparo, amici, protezione e cura nel caso ti ammalassi. Però la cura che ti offre la natura non è solo per il mal di pancia o per il, che ne so. Per la zampa ferita. La natura ti offre insegnamento, ti offre ispirazione, e sono queste le energie che a me ha molto affascinato andare a studiare e a riscoprire. Che... <coughs> Scusami Vittoria tu, tra l'altro, insomma, diciamolo perché la tua non è solo teoria. No, cioè, no. tu. tu... <ride> Tu hai proprio vissuta questa cosa, no? Perché sai, è bello chi magari, insomma, studia tante queste cose, è sempre bellissimo, però insomma, eh, diciamolo che tu in realtà l'hai hai vissuta in prima persona questa, questa esperienza. Sì, sì, questo è vero, questo è vero. In realtà um, ho studiato tante altre cose, ma intanto che studiavo tante altre cose, di tanto in tanto, eh, magari... Un anno niente, poi l'anno dopo invece facevo due viaggi in un anno solo. Mi sono sempre trovata ad imbattermi in realtà ehm, a volte anche minime, un gruppo, poche persone, dieci persone, finché poi sono andata a cercare invece qualcosa di un pochino più corposo. Ehm, io vi parlo però degli anni 70. 80, intendo 1970-80 che forse molti di voi non, non stavate ancora studiando diciamo o viaggiando eh, io sono rimasta molto colpita ehm, per esempio in Bretagna a vedere questi cromlech eh, a vedere queste grotte eh, sono stata colpita dell'Inghilterra ma, ma non di Stonehenge di altri cerchi di pietre eh, da glass tamburi eh, cioè da quelle eh, tracce di celtismo forte che non ehm, come dire sono rimaste lì nel disinteresse collettivo e intorno a queste strutture eh, megalitiche spessissimo trovi persone o gruppi di persone che hanno voglia o almeno avevano voglia di, di raccontarti di insegnarti di farti provare eh, di, far, di, di insegnarti a sentire, perché questo è fondamentalmente: sentire la differenza tra una pietra e un'altra, sentire la differenza fra un luogo e un altro, eh, sempre intorno a simboli, eh, voi pensate che come studi fondamentalmente eh, fatti gli studi esoterici, eh, che era una mia passione, sai che quando uno quando uno da bambino eh, si fa dei miti eh, dopo ha bisogno di... Eh, quando trova che la strega di Biancaneve è stata trattata malissimo da Walt Disney e sicuramente la storia non era così, vuol dire che, che ti piace l'idea di questa donna che eh, fondava su se stessa la propria sicurezza. Strega di Biancaneve non piace a nessuno, ma io vi invito a una rivisitazione di quella figura. Eh, perché io non so se, come figlioccia, una noiosina come Biancanele ve la vorremmo. Non so, so che questo è politicamente scorretto, però lo penso tutto sommato. E poi, questa ragazzina che va in casa con sette nani, non so, la vedo, la vedo un po' così, eh, a parte gli scherzi. Quella favola è molto esoterica perché i nani sono gli spiriti della terra, sono quelli che portano, e eh, anche questa. È una narrazione celtica. Eh, molte fiabe che oggi noi raccontiamo sono in realtà prese dai fratelli Green, e molti pensano che i fratelli Green erano dei raccontatori di fiabe. Invece, quando mi sono presa la briga di studiare la cultura celtica, sono dovuta andare a cercare i fratelli Green che erano due filologi. Studiavano la storia l'origine delle lingue dell'Europa chiaramente loro erano tedeschi però c'erano nella zona comunque germanica e hanno raccolto soprattutto quelle leggende quelle storie quelle narrazioni ma lì dentro trovi i simboli i messaggi poi dei rosacroce cioè trovi poi i messaggi dell'esoterismo europeo eh, e in molte fiabe Vedi queste tracce di sapienza, dove chissà, perché la storia è diversa. Quando la strega, la cosiddetta matrigna di Biancaneve, le porta la mela, è scappata, ma le ha portato la mela, e portando la mela è il simbolo del femminile, del potere femminile, perché la mela è un frutto. Che nasconde dentro tagliata, sia verticale che orizzontale, i due grandi simboli del femminile, del potere femminile. E lei gli porta la mela, che era avvelenata. Era avvelenata perché prendere consapevolezza del proprio potere è sempre un po' bere il veleno. Vuol dire che le illusioni cadranno, e ti assumi la responsabilità di te stessa. Ma Biancaneve mh, non supera quella prova. Avrà bisogno di aspettare un principe per svegliarsi. In questo senso ha fallito Biancaneve. Ha rinunciato a essere come Morgana, come altre figure femminili che sono druide, cioè che rinunciano a fare la principessa di fianco a un principe per essere una donna di potere, questa sottigliezza la capiamo benissimo se parliamo insieme un attimo dell'isola di Avalon. Chissà quante volte ne avete sentito parlare dell'isola di Avalon. Avalon vuol dire l'isola delle mele, questo significa la parola. Perché Glastonbury, questo l'hanno detto i geologi, non l'ho detto io, eh, Glastonbury, che adesso è una, una, una collina con intorno una valle, anticamente era contornata dal mare. Era davvero l'isola delle nebbie e davvero su quel luogo c'erano delle cose particolari e delle donne delle sacerdotesse diciamo oggi in realtà loro dicevano delle druide stavano in quest'isola per salvaguardare la sapienza degli antichi e quindi anche merlino quello che noi chiamiamo merlino che poi probabilmente si chiamava mirdid questa lingua è piena di r voi non sapete che fatica faccio io comunque quest'isola anche Merlino va. L'oro su di te, questo sì, qua. Sì, davvero, sono qui che raspo con delle r incredibili. Pensate che druido, druido si dice nella loro lingua dr, -dr c'è cioè un sacco di r, un sacco di r, dr -dr, che vuol dire quercia. Il druido è l'albero, cioè è l'uomo quercia, a tal punto che oggi noi diciamo impropriamente la druida, è. Si dice Ban Druid, druid rimane, cioè sei sempre una quercia, soltanto che sei una donna, ban, sei una donna quercia, anziché una quercia. Essere una quercia fra gli uomini, perché la quercia è considerato il grande saggio della foresta. Ecco perché il druido saggio, o la, o la dru, donna druido, e avevano la stessa eh, dignità non c'era questa differenza con questo grande sacrificio no quello che biancaneve non ha fatto cioè rinunciare ad avere una famiglia propria e il motivo lo capiamo è molto facile perché se il druido o la donna druido avesse avuto figli casa amori avrebbe fatto differenze non sarebbe stata imparziale al servizio della comunità. Noi oggi facciamo fatica a capire questo, ma nelle eh, società che, che rispettano lo sciamano è così ovunque. Eh, se lo sciamano, che significa anche lì l'uomo degli spiriti, ha degli affetti personali molto forti, cosa farà? Ehm, Difenderà prima i suoi magari che non gli altri. Ecco perché. Ecco perché e loro non avevano il diritto. Avevano tutto perché tutti li, eh, si preoccupavano che al druido non mancasse niente, non gli mancava né la casa, non gli mancava niente. Ma, ma non poteva avere una famiglia propria, perché la sua famiglia era tutto il clan, tutta la gente, tutto il popolo, no? a seconda che il suo clan fosse piccolo o grande no? è una famiglia molto allargata diciamo così Con, e tra l'altro proprio loro eh, tua famiglia è il simpatico ma anche l'antipatico eh, la tua famiglia diventa il buono e anche il cattivo perché alla fine fanno parte della tua famiglia no? Questa, questo sentimento sociale c'è nella società celtica e non c'è, non lo troviamo, lo troviamo debole, lo troviamo solo spontaneistico nella società di tipo ariano, cioè romano, che è una società piramidale. Questa è la grandissima differenza tra la società celtica che è fatta di piccoli clan molto indipendenti, gli uni dagli altri totalmente indipendenti, e la, il diritto romano che invece è centralizzato e piramidale. Ecco perché, in, diciamo, eh, messa la mano forte di Roma sull'Europa, il calendario è diventato quello gregoriano, quello che conosciamo anche noi, con qualche ritocchino, ma alla fine è quello che conosciamo noi, no? È un calendario fisso, rigido, eh, che non, non contempla l'importanza della luna nel cambiamento delle stagioni. Eh, lo mantiene in alcune funzioni cosiddette religiose, di cui la popolazione non si accorge. Eh, tutti si sono accorti, per esempio, che Natale è quello e non si tocca, ma Pasqua, per esempio, è una data mobile. È mobile perché è la prima domenica dopo eh, la luna, nuova luna piena, non mi ricordo, dopo l'equinozio di primavera comunque che significa che chi fissa la Pasqua, cioè chi è deputato che sono oggi è la Chiesa cattolica, fissa la Pasqua cattolica lo fa ben guardando equinozio scusate, sì, equinozio e lunazione. Quindi evidentemente una tradizione serpeggiante, non sono andata a cercarla solo io. Ma Vittoria, possiamo dire quindi, perché adesso no, che tu hai fatto questo parallelismo, quindi il, il Natale è una festa solare, la Pasqua è una festa lunare? No, è una festa solare anche quella. Perché è legata all'equinozio? Sì, perché equinozio e sostizi sono date solari. Invece le quattro date intermedie sono fortemente lunari, sono legate agli stati della Luna. Quindi non, ha un, non è tanto il valore del fatto che ci sia questa luna piena dopo eh, l'equinozio, ma è comunque legata all'equinozio, non tanto alla luna piena no, allora. all'equinozio. All Infatti non mi ricordo mai se è la luna piena o, luna, o la luna nuova. Eh, allora, ma... i miei ricordi è la luna piena, però sai, non sono molto afferrata, potrei sbagliarmi anch'io, ma <ride> chiediamolo aiuto al pubblico. Perché no? Eh, guarda, tra l'altro tu prima invece mi hai fatto una domanda che non volevo eludere, mi sono solo persa. <ride> La domanda è molto semplice, come, cosa ho studiato io, come e dove e con chi? Allora, innanzitutto dicevo, nello sciamanesimo ci ho lavorato otto anni con un lama tibetano e quindi come vedi tutt'altra tradizione, tutt'altra nomenclatura e tutt'altri simboli. No, simboli sono sempre quelli, mi dispiace anzi adesso che ci penso. Le parole sono diverse, la lingua che ho studiato era diversa. Eh, poi ho deciso di eh, lasciare, diciamo, quella famiglia, quell'ambiente e quella cultura non rinnegandola assolutamente, ma perché avevo. Ho studiato i miei otto anni per diventare medico tibetano, guaritore anzi, non medico guaritore, e avevo studiato altre cose. Ormai lama, il mio lama era assolutamente ben posizionato, non aveva bisogno di me, cosa che all'inizio invece esule era stata potevo essere stato un pochino utile anch'io, diciamo dopodiché lui era assolutamente ben uh, lanciato e aveva tante persone intorno che quindi potevano essere d'aiuto non c'era più bisogno di me invece io ero dopo una decina d'anni ero anche stanca volevo tornare eh, a bologna dove peraltro sono nata dove ho comunque famiglia e tutto quanto e che avevo anche un po' trascurato chiaramente stando viaggiando molto per il poi tornando a Bologna mi sono sentita ancora più disadattata perché parlavo da sola, <ride> cioè io parlavo una lingua che a parte i miei fedelissimi amici che mi stavano intorno, eh, il giornalaio non la capiva, il, al bar neanche, cioè nel senso mi sentivo davvero trapiantata in un mondo che alla fine avevo lasciato, avevo lasciato tanti anni prima. Eh, aspetta alle date fisse ok stavo guardando i commenti di zonzo nicolò ci dice nicolò no, eh, ovviamente col sorrisino non vorrei andare in contraddizione, ma le date fisse non mi piacciono molto eh, e poi so. c'è ariel che ci conferma luna piena grazie, ecco, quindi grazie no, ragazzi e quindi a quel punto ma, ma visto che nella vita mi era capitato in svariate occasioni di avere queste esperienze estemporanee con persone un po' strane, diciamo così, un po' particolari e in gruppi particolari di contatto con la Terra, con gli spiriti della Terra, allora ehm, ho preferito, diciamo, chiedermi: ma qui cosa c'era? Va bene lo sciamanesimo tibetano, che il Tibet ormai è un paese che non esiste neppure più nella sua identità vera ma qui in Europa cosa c'era? e così ho cominciato a guardarmi in giro e a scoprire che c'era e c'è tuttora tantissimi. per esempio pochi sanno che nell'Italia italianissima del sud per esempio nell'Agro Pontino ci sono tantissimi ritrovamenti celtici di interi templi eh, ben, ben più grandi di Stonehenge cioè, delle, delle mura ciclopiche costruite altro, prima del Neolitico. Troviamo templi abbandonati su intere colline. E poi pensa anche all'Insurbia, a Milano, pensa al Celtismo delle Valli del Trentino, ancora conosciuto, e anche del Trentino, poi anche in Piemonte, in Val d'Aosta. I segreti tenuti da queste famiglie che da padre a figlio a figlia senza distinzione tramandano delle conoscenze che sono scampate anche all'Inquisizione, pensa. A me questo ha aperto, scusate eh, l'anarchia, ma mi ha aperto davvero il cuore alla speranza perché ho sempre visto mh, nella storia dell'inquisizione una grande pulizia più che etnica è stata una pulizia intellettuale cioè tutti i liberi pensatori eh, e quindi le loro stirpi sono stati zittiti pesantemente perché è chiaro c'è stata una selezione di chi si uniformava e chi non si uniformava ma questo ritrovare in queste famiglie concepi familiari antichi che non si sono mai tolte dalle loro valli sto parlando proprio delle valli alpine tal di Susa per esempio e che hanno ancora queste testimonianze hanno ancora questi insegnamenti e li hanno tenuti stretti come più della vita, rischiando la propria vita. A me questa cosa, scusate, mi ha davvero eh, colpito, sono bravi. Vedi, non è bastata centinaia d'anni di inquisizione per cancellare quelle che erano le tradizioni e le sapienze e le sapienze. Poi eh, mi era capitato nel nel, nel Nell'89 mi era capitato di essere ehm, per un programma tra l'altro di un, un guru indiano. Di essere in Inghilterra e ehm, andando tornando verso Glasgow perché lì anni prima avevo conosciuto un lama, quello che aveva che aveva spiegato il Maitri Yoga, di cui io sono appassionatissima cultrice. Eh, volevo rivederlo. Lui non era più in Inghilterra, però andando a Glasgow. Avevo visto dei manifestini e ho seguito, come sempre, no? Segui il filo, c'è un filo, te lo, te lo lanciano. Vuoi non seguirlo? Seguo il filo e mi sono trovata a questa conferenza dove non ho capito nulla di quello che stavano dicendo. Perché capisco poco l'inglese, penso allo scozzese, va benissimo, l'inglese letto dagli scozzesi. E però ho capito due cose e, e quindi la mattina dopo sono andata nella sede dell'università di Glasgow. Un professore, era Ross, aveva la cattedra di letteratura antica eh, scozzese, quindi insegnava gaelico. E il gaelico, che è l'antica lingua, salvata, come c'è Loil, per esempio, nei Paesi Baschi, sono antichissimi dialetti. Insegnando, studiando gaelico, è andato a prendere fuori. Gli antichi testi, le antiche ballate, gli antichi racconti, gli incantesimi, le storie. E guarda caso a lui era, perché era già stata. La Scozia era stata annessa, è annessa eh, all'Inghilterra, quindi è territorio inglese, anche se loro non, non sono d'accordo con l'Irlanda. Eh, gli è andato in gestione, diciamo così, eh, forse turistica, ma non, non mi interessava quello. Eh, il sito di Stonehenge, quindi, lui aveva la libertà con i suoi studenti di andare quattro volte all'anno, sostizia ed equinozia, a celebrare il rito dei druidi, così come è stato trovato in antichi manoscritti. E da lì, sinceramente, mi si è aperto un mondo. Il suo allievo diretto, che era Filippo, non ricordo mai il cognome, ma tanto sono tutte cose che trovate anche su internet. Philip mi diede, non so come ho fatto a convincerlo, ancora non lo so, perché in realtà non l'ho pregato, non mi ha chiesto neanche denaro, glielo solo chiesto, ho detto lo, lo posso fare anch'io, lo posso tradurre, e lui mi ha dato il loro rituale. E io cosa dovevo dire? Ho detto grazie. Ho detto, mi ricordo che ho detto una cosa stupida in quel momento. Ho detto lo terrò bene. Cosa cioè, devo dire? Beh, in realtà lo terrò bene c'è cioè, tutto un significato sotto. Cioè, no, non è proprio una cosa stupida perché lo terrò no, bene. Momento, no. Sì, cioè l'hai tenuto, Vittoria, no. talmente bene che in realtà lo utilizzi. Giusto. Ho portato o ha portato negli anni un unico cambiamento? L'ho fatto un cambiamento, le mani ce le ho messe. Ho tolto la, una preghiera perché il rito a me piace, perché è laico, nel senso non è religioso. E tu mi conosci, quando si va nell'ambito delle religioni, io comincio a mostrare delle allergie non perché non amo la religione, ma perché. Oh, della religione un'idea molto, molto privata, molto intima. Ognuno dovrebbe fare religione a casa sua, non so come dire, un po' come la politica, non mi piace parlare con gli altri, perché mi sembra di non voglio indottrinare nessuno. La bellezza del rito del druido è che lo va bene a tutti perché non c'è nessuna dichiarazione eh, dogmatica, eh, è più che altro un richiamo a se stessi di risvegliare le proprie facoltà che vengono semplicemente viste come gli elementi naturali. Ci sono dei brani, io li trovo anche negli incantesimi meravigliosi, dove dici l'acqua che scorre giù per, per la collina è come il sangue che scorre nelle mie vene, la linfa negli alberi, eh, la terra è il mio corpo, le mie ossa esattamente come l'aria sono i miei pensieri io in questo ci trovo davvero una poesia della vita al di là delle credenze che ognuno come dire che ognuno si tenga pure le sue non è, non è quello il problema ma avvicinarci agli elementi naturali in un modo gentile e anche non so come dire molto da vicino io vedo questo in rito druido e viene ripetuto quelle quattro volte all'anno e poi andrebbe ripetuto dove, dove le pietre ci sono. Sai che ho fatto una piccola pazzia, no? Ho fatto, ricostruire, ho fatto ricostruire i tre cerchi del Nemeton dei druidi, no? Di questo giardino che veniva costruito per celebrare insieme. Questa è la differenza. Perché ognuno, ogni essere umano celebra da solo se stesso, no? E poi c'è il giorno che lo fai invece insieme agli altri, con cui condividi questo amore per la tua parte più naturale. Questo no, non fa di te uno stupido, tu puoi rimanere l'intellettuale più famoso d'Europa, però c'è quel giorno che hai bisogno di sentire che il tuo cuore batte. Non so come dire. Bellissima, questa è poesia, quella che hai appena detto, Vittoria. Senti, Vittoria, allora, tu hai detto che ovviamente c'è un risveglio dei talenti in ogni momento. Eh, eh, diamo mm, una, uh, una panoramica di quelle che in sono pure. le date di questa ruota dei druidi, però ovviamente anticipiamo una cosa, perché anche ne parliamo e ne parliamo solo in maniera sintetica. Perché questa è solo la prima di una serie di puntate che faremo e ogni puntata sarà dedicata a, chiamiamolo una data, poi tu darai ovviamente i termini più, più corretti, mm -hmm. eh, di, eh, di questi momenti da celebrare insieme, non so se magari li possiamo definire così. Sì, sono momenti in cui si celebrano energie diverse durante l'anno e quindi sono momenti dell'anno. Significa che si celebrano i due solstizi, perché lì proprio l'energia cambia completamente, solstizio d'estate e solstizio d'inverno. Queste due date sono forse le più impegnative perché si celebra per tanti giorni, o meglio. O meglio, si lavora su di sé in, per tanti giorni successivi perché sta avvenendo un grande cambiamento fuori e quindi anche dentro. Perché noi viviamo nelle emozioni ciò che capita fuori. E quindi andare verso l'inverno, verso il buio, le notti buie, e viceversa, a sostizio d'estate, andare verso il calore estivo, no? Che sono 21 diciamo 21 in realtà va dal 21 al 24 eh, d'inverno in dicembre, 21-24 dicembre sostizio d'inverno, 21-24 giugno sostizio d'estate. E questi sono i due perni, diciamo, fondamentali, l'asse su cui inverte l'energia. Poi abbiamo i due equinozi, 21 marzo-21 settembre, dove equinozi perché in quel momento la notte e il giorno durano lo stesso tempo. E quindi stesse ore di, di luce, stesse ore di buio, mentre negli altri due è chiaro che il solstizio d'inverno segna la notte più buia dell'anno, più lunga. Noi, il nostro orologio segna 12 ore dice, e, e magari qualcuno sta pensando che cosa sto dicendo. È perché il nostro orologio segna 12 ore di giorno e 12 di notte, ma le ore del giorno e della notte sono durano gli stessi minuti solo nelle notti degli equinozi, nei giorni degli equinozi, perché negli altri giorni o le ore di notte sono maggiori di 60 minuti o le ore del giorno, non sono 12 e 12. Ecco perché l'energia cambia. Perché cambia la durata della luce rispetto alla durata del buio. E questi sono le altre quattro date. Sono date, abbiamo detto, lunari, dette femminili. Equinossi e qui, nostri sostanze, sono date dette maschili. Le altre quattro sono dette date femminili e solitamente si celebrano in un modo più intimo diciamo eh, anche popolazioni che non le, non le celebravano molto insieme agli altri nelle piazze però nelle case venivano celebrate una di queste peraltro è pasqua vi faccio notare dopo è diventata pasqua eh, queste date hanno un grande senso anche nelle attività cioè, nelle, per esempio, il 21 marzo cambia, è, è un equinozio, però cambiano le attività, per esempio, in agricoltura, ma anche nella pastorizia. Per questo sono anche date femminili, perché riguardano il cambio delle eh, attività, delle attività agricole e pastorali, ma anche la pesca, per esempio. E non sono a caso queste giornate, sono segnate dall'alzata iliaca di determinate stelle, quindi non si riferiscono al sole, ma si riferiscono alle stelle. In ognuna di queste date, nella la celebrazione, è come dire è un attimo, è un'ora, è due ore, ma in realtà in queste date si rielaborano degli ambiti della nostra vita. Ti faccio un esempio, la, ehm, andiamo nel pratico così ci capiamo meglio. Eh, vi, avevo fatto, vi avevo lasciato eh, la ruota come a volte la disegno quando qui vengono dei gruppi di persone e mi chiedono questa cosa, io disegno la ruota. C'è un punto nord e vedete un punto sud e questa asse, detta asse dei sostizi, è quella che segna. Volevo farvelo vedere un po' meglio, vediamo se riesco l'asse che segna si vede sì, se si vede si vede ovviamente poi casomai noi chiediamo agli ascoltatori di mettere lo schermo a tutto cioè la, la visione a tutto schermo sì. così magari si vede si vede ancora meglio va bene vi faccio vedere questa è l'asse dei sostizi nord sud sostizio d'inverno e sostizio d'estate questa è l'asse degli equinozi, equinozio di primavera, equinozio d'autunno. Queste sono le, segnano le quattro direzioni intermedie. In realtà, per i druidi l'anno iniziava in, questa, in questo momento intermedio, che è dal 30 ottobre al 2 di novembre, a seconda di com'è la luna, si celebrava. I giorni, vari giorni, cosiddetti dei morti, anche adesso, cioè il giorno dei morti e il giorno dei santi, che comunque sono morti anche quelli. È un modo per ripetere il giorno dei morti, no? In questa data si lavora su quello che dopo sono diventate le costellazioni, no? Io sento parlare di costellazioni e poi vedo che vengono costellazioni familiari. In realtà lo schema sembra l'albero degli antenati e c'è un ragionamento un lavoro che si fa proprio di rielaborazione delle figure dei nostri antenati quelli con un'idea che qualunque cosa un nostro antenato abbia fatto in effetti noi sapremo farlo con poco impegno questa idea che è un'idea al positivo non al negativo L ho sentito dire che si lavora su, con, la, con le costellazioni familiari per andare a sanare delle difficoltà che ha la famiglia no che ha avuto anche in passato la famiglia e che un, un discendente può sanarla diciamo così sanando i propri problemi questa visione è un pochino secondo me più ampia che dice dai tuoi antenati tu hai ricevuto pensieri, hai ricevuto personalità, hanno tracciato delle vie che tu puoi percorrere. Renditi conto di qual è la linea, i rami, perché poi c'è tutto il lavoro sul lago che si fa per trovare qual è che, che via devi seguire per capire di non soffrire volendo essere qualcuno che non, non ti ha lasciato nulla di sé. Guarda i conflitti, per esempio, a volte con i genitori. Dice, lascia stare, perché a te è arrivato quella cosa della bisnonna, per esempio, e che se tu l'accogli, il conflitto attuale svanisce come neve al sole. Non voglio dilungarmi, però è per dire che in novembre si dice Samhain che è in relazione con le Pleiadi, è in relazione con Antares, che è una stella dello scorpione, che è quella che domina questa data. Poi andiamo verso il Sostizio d'Inverno, che loro chiamavano Iule e che... Ehm, noi chiamiamo Natale, ma i romani li chiamano Saturnali e si lavora per diversi giorni su quello che noi chiamiamo, eh, qua. chiamiamo la, la famiglia, l'abbondanza. La, Scusa, non leggevo. Quello che è l'abbondanza, l'abbondanza di amore, di affetti, ma anche di averi, perché no? Perché a volte eh, gli averi sono quelli che sostengono poi gli affetti. E questo, eh, tra l'altro, è un'abbondanza che si celebra. Eh, per esempio, si passano le segnature, si passano alcuni gesti di imposizione delle mani. C'è questo senso di tramandare. Perché dopo che si è andati con a contatto, diciamo, con quello che è il tuo ceppo degli antenati, tu hai più chiarezza nel sapere che cos'hai nel tuo armadio, che cos'hai nel tuo contenitore di tesori, no? il tuo forziere dei tesori, e quello che hai lo puoi condividere. Quindi ci sono due momenti: come mantenere pieno quel forziere dei tesoro e con chi lo voglio condividere. Tu sai anche a livello semplice, profano, le feste di Natale sono spesso le più abbondanti, ma anche quelle in cui vai a trovare la nonna, inviti il vicino, il senso della condivisione che moltiplica l'abbondanza. È quello, pensa Dickie, Dickens, cioè l'avaro a Natale povero per sempre, no? Poi, vedi, l'anno prosegue e arrivi a Imolk, dove si, si dice che si risvegliano i tre fuochi, il fuoco del ventre, il fuoco del cuore, il fuoco della mente, che sono rappresentati dal fuoco della forgia dei metalli, il fuoco della medicina, che è anche quello della cucina, cioè dove le cose vengono cotte, il focolare. Il fuoco della poesia. La poesia è un grande fuoco se lo coltiviamo. È quello che rende immortali i fatti, no? E Imbolc è sotto una stella della costellazione di Auriga, che si chiama Capella. Prosegue l'anno, abbiamo Ostara, ester dove abbiamo la resurrezione. Ma la resurrezione può essere per le religioni, può essere di un Dio che risorge oppure può essere la resurrezione della luce. La resurrezione vuol dire rinascita. Pensa che resurrezione e reincarnazione sono due modi per dire la stessa cosa, comunque. E allora qui abbiamo eh, quell'immagine che è tutto, tutto legame con la pistissofia dei di un certo tipo di gnosticismo cristiano perché è la Maddalena che ha l'uovo in mano è l'uovo il segreto no o meglio l'uovo contiene il segreto e a pasqua anche nella pasqua più religiosa trovi uo le uova benedizione dell'uova oppure l'uovo di Pasqua come preferisci in Francia sono tante chiese dove c'è la maddalena dove c'è il culto è molto, eh, molto bello secondo me comunque molto preciso e lei spesso è raffigurata con l'uovo in mano poi prosegue l'anno sempre i mesi passano andiamo a Beltenne l'1 maggio dove c'è il risveglio dei draghi ed è la festa della fertilità dove l'energia del, del sole, che ormai è già risorto, quindi trionfa, si unisce alla ricchezza della terra. E abbiamo i draghi, sono le potenze antiche, che sono ancora svegliabili, quantomeno dentro di noi. C'è una simbologia vastissima, adesso voglio essere un pochino più stringata. Prosegue dall'1 maggio. Scusami Vittoria, anche perché appunto come abbiamo accennato prima, poi le andremo a, a trattare singolarmente in una puntata. Sì, 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 dedicheremo un po' di tempo a ciò. Prosegue Beltene, abbiamo l'Ita, abbiamo l'Equinozio, eh, scusate, abbiamo il Sostizio d'Estate eh, e abbiamo, e quella è proprio l'abbondanza. Lì si lavora esattamente, è chiamato anche San Giovanni. No, questi sono i due San Giovanni nord e sud: San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. E, e niente, quando siamo a San Giovanni, tutti sanno, San Giovanni non vuole inganni, no? Quindi viene svelato dalla luce del sole ogni inganno. Si, eh, ci, si, si raccolgono le benedizioni, raccogliendo le erbe che qui hanno moltissime, hanno il loro momento algido in cui sono da raccogliere, quindi c'è tutta la parte erboristica, diciamo così, e soprattutto di raccolta, segno di grande abbondanza. Noi riceviamo, c'è altro che ricevere dalla natura, no? E proseguiamo. Andiamo all'Ugnazad che va dal 31 luglio di un agosto, che è sotto la costellazione Sirio. La costellazione è Cane maggiore e la stella è Sirio che domina all'Ugnazad, dove noi andiamo a lavorare distinguendo i nostri talenti, le nostre capacità, i, i, i campi della vita in cui siamo più ferrati e quelli dove abbiamo un po' sacrificato eh, diciamo in... per lasciare spazio ad altri aspetti della vita qui proprio dobbiamo andare facciamo un po' i conti vediamo come siamo messi e lavoriamo su questo prosegue arriviamo al 21 settembre dove entriamo nel labirinto perché Mabon è il labirinto ed è l'equinozio d'autunno dove ognuno scende nel proprio labirinto perché in questo modo ritrovando un po' ritrovandosi vedendo il salvare il salvabile di sé in contatto con la propria ombra riuscirà poi a Samain l'1-2 di novembre riuscirà a incontrare gli antenati quelle notti che si dice che il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti è più è più delicato e più fragile e meno meno spesso per cui andare a trovare appunto a contare gli antenati rielaborarli il proprio albero diciamo così genealogico e poi l'anno prosegue per un nuovo natale per un nuovo in e così via questo è il cerchio dell'anno è il cerchio che i druidi ci hanno indicato come la via per imparare a essere se stessi, però essere una, una forza, una potenza, una gioia. Questo è, essere se stessi davvero, praticare quell'alchimia interiore di cui si parla, ma tante volte si parla solo e si legge solo. Ecco perché in, queste da in alcune date, che magari non è quel giorno preciso, a volte si fa coincidere con i sabati e le domeniche, però circa in buone date, otto date dell'anno, io sì, faccio esattamente questo. Tengo dei gruppi dove si lavora in pratica, su di sé, insieme. Si studia meno e si lavora di più, non so come dire. Perché la pietra grezza che si va a lavorare siamo noi stessi. Siamo noi stessi. E guarda, io ho iniziato seriamente questo percorso, e, perché prima, appunto, sì, avevo questa cosa, ma la facevo da sola, facevo sto rito da sola, no? in casa, davanti a una piantina dentro un vaso, poveretta, col pesce rosso, no? Però, dopo, ad un certo punto, è stata una ventina d'anni fa, che ho cominciato a farlo su serio, a seguirlo meglio, andarci più dentro, farlo insieme ad altri, a fare qualche altro viaggio che mi ha portato un po' più vicina, a incontrare una druida anche italiana sconosciuta, diciamo così, ma in realtà incredibile, si è detta signora Maria, la chiamerò signora Maria no, si chiamava Maria davvero, però non è più con noi, e, e non vi sto dicendo. Tu sai che io non sono una noia giama. Non vi sto dicendo ah ma i centri che carini erano tutta brava gente. No, non vi sto dicendo questo. Non sto dicendo che erano meglio dei romani. Sto solo dicendo che le loro tradizioni possono essere preziose per noi perché siamo figli di un tipo di civiltà che ci ha ehm, snaturato ci ha portato a vivere delle vite talmente astratte che non siamo più padroni di noi stessi e non riusciamo ad avere un pensiero libero perché siamo condizionati da tanti di quei bisogni che sono praticamente inventati, non inventati, costruiti, costruiti affinché sì, siamo più gestibili, diciamo così, in questo modo, ma abbiamo perso molta poesia. Abbiamo storia. Sì, allora beh, eh, abbiamo perso la poesia. Diciamo che l'abbiamo messa in stand-by. <ride> ecco, e quindi possiamo riaccenderla. E, vabbè, insomma, tu hai appunto accennato a questa cosa che tu tieni i gruppi in queste. Eh, in queste date, eh, io mi sento di dire alle persone che: insomma, se vogliono fare questo, questo tipo di esperienze, beh, possono ricordami se l'email sì. sì. che metto in sovrimpressione è corretta, possono scriverti qua per chiederti tutte le, le informazioni. Per, per poter fare appunto questo tipo di esperienze, tra l'altro. Uh, come accennavi tu prima, però lo diciamo, tu hai proprio ricreato questo cerchio di pietra proprio lì dove tieni queste, queste esperienze pratiche, eh? perché sì, c'è la parte teorica, ma il, diciamo che poi è l'esperienza, il rituale, tutto ciò che si fa praticamente che rimane. Eh, che rimane dentro e quindi eh, che risveglia qualcosa di veramente potente che abbiamo all'interno di noi stessi. Sì. Quindi, io, sì, vai. Scusa, volevo solo precisare che per esattezza, eh, per fare il rito alla mattina, si fa di mattina, eh, quando il sole è alto, si fa sempre anche un rituale notturno perché di notte i druidi ci hanno insegnato che gli alberi sono svegli mentre di giorno dormono allora c'è cioè, questi antichi testi si fanno di notte si chiamano gli alberi i signori degli alberi e si chiamano per come forze ispiratrici e nel frattempo facciamo quello sforzo di allontanare i pensieri che non ci servono perché la mattina dopo vogliamo sentirci nel cerchio delle pietre in grandissima libertà. Quindi passiamo dal cerchio del fuoco e andiamo al cerchio delle pietre. E sì, si fanno, si fanno dei lavori precisi, di, differenti gli uni dagli altri nelle, nelle varie date. Questo sì. Eh certo, anche perché, come hai spiegato tu, ovviamente si va a risvegliare diciamo un'energia diversa in ogni data quindi giustamente si va a indirizzare quell'energia per quanto riguarda la nostra realizzazione interiore ma anche esteriore proprio come dicevi tu perché i druidi non dimenticavano che noi siamo fatti di oggi si dice di spirito e materia ecco quindi non si rivolgevano solo ad un, ad un aspetto ma si riferivano all'insieme. Sì. Vittoria, io che dirti, ti ringrazio di cuore per questa prima eh, infarinatura, perché in realtà ci sarebbe ovviamente tantissimo, tantissimo da dire e io mi sento di, di dire a tutti i nostri amici, chi vuole approfondire ulteriormente Uh, queste, questi argomenti, beh, la prossima volta che sarà tra 15 giorni, parleremo della prima di queste date. Quindi, Vittoria, di quale date parleremo? Guarda, essendo vicini a, a San Giovanni, direi di partire da lì. Perché partire fuori tempo mi sento essere strana. Non so come dire, saremo vicini. Tra l'altro, il lavoro di questo lavoro di Lita lo facciamo a metà giugno. Qui, e quindi eh, ci sta che prima ne, ne parliamo insieme e sarà molto bello. C'è cioè, una cosa che, visto che qualche amico ci ascolta o, o e ci ascolterà, eh, ci tengo moltissimo a dire che non, è, eh, non esiste un pacchetto. Non so come dire: non è una cosa commerciale, non è una. Eh, non è neanche organizzato in un modo molto manageriale assolutamente, perché non sarei capace e più che altro è molto importante che le persone sappiano che se partecipano a uno non sono minimamente vincolati a partecipare a tutti questo credo che sia importante eh, dal canto mio però non posso eh, considerare una formazione di sé completa se uno le otto date non l'ha fatta, insomma questo, certo. ma, ma liberi, ecco, soprattutto liberi. Che sì, diciamo che non è che se uno salta una data, allora l'altra non ha più effetto, assolutamente. no, Anzi, no, no sono, ecco, lavori questo... diversi, sono lavori diversi. Anzi, ti certo. dico la verità: ehm, ci sono alcune di queste date che, per me personalmente, sono dei lavori che su di me io devo continuare a fare perché come dire, non è che, che ho fatto abbastanza, che tante volte, soprattutto la parte rituale, magari la faccio con gli altri, poi me la rifaccio anche. Eh, non, non, sono alcune date che non mi entrano in testa e quindi le ripeto, le ripeto, le ripeto. Certo, quindi, certo. Sento, Bene. Vittoria, Bene. grazie di cuore veramente per, uh, per tutto questo. Uh, io guarda, rimetto in sovrimpressione l'email se qualcuno è interessato vuole chiederti ulteriori informazioni. Sì. Ma nel frattempo, io vi invito tutti quanti ad essere, fra, ad essere con noi fra due mercoledì, sempre alle 21, e parleremo di lita. lita. Quindi esatto. del solstizio d'estate quindi grazie Vittoria, grazie a tutti coloro che, che, sono, stati, che sono stati con noi e ovviamente buonanotte, <laughs> buonanotte Serena